sera a qualche comico si è definito un modello. Io invece lo definisco un modellino. Sbaglio? È giusto, no. Visto l'altezza. No, no, ma è giusto. È giusto. È concentrato. Bene, questa sera ti concentriamo tutto e ti facciamo una bella sorpresa. Tutto in proporzione. Chi dobbiamo chiamare qui per fare una sorpresa ad Emanuela? Dobbiamo chiamare una certa Erika Caputo. Dov'è la signora Elena Caputo? E che preghiamo di raggiungerci qua. Vediamo, c'è? No, sta dormendo. Eccola. Arriva? Arriva. Venga, signora. Io so che lei ha portato un premio per il signor Emanuello. Un regalo. Pensavamo un premio. Venga, signora, s'accomodi, venga. Venga, venga. Caro, sei emozionato? Vedi cosa vuol dire far carriera nell'ambito della moda? È il 41? Bene, ma vediamo un attimino. Parliamone. È tutto in proporzione. Ti diamo il modellino del mini modellino, caro Emanuello. Te l'abbiamo fatta, eh? Ecco il modellino di Emanuello. Te lo metti sul comodino? Sicuramente lo porterò in cantiere. Grazie. Dopo il film pensavo c'è la statuetta importante, ma non così però. Poi la cosa bellissima è che è grandezza uomo, proprio siamo uguali. No? È come il Kent quello lì, eh? Vedo che sei molto ma molto felice e gradito il premio. Cioè, non è da tutti avere un Oscar così originale, eh? Cioè, questo arriva direttamente dall'America. Ah no, è fatto solo da lei, mi scusi. Non pensavo che lei fosse l'artista. Ci dica il suo nome. Erika Caputo. Ecco, benissimo. Ma non ha un nome d'arte, visto che è un artista? Erika Crescio. Ah, benissimo, bene. Complimenti, signora, si può accomodare? Bene, abbiamo terminato. Noi vi ringraziamo per la generosità che avete dimostrato questa sera. Voglio ringraziare due famiglie in particolare, la famiglia Oggiati e la famiglia Tedeschi, per averci concesso questi due bravissimi cantanti.